Conditioner sono 9 puntate da 40 minuti, è un progetto che era nato in realtà nella mia testa come una web series, una roba molto più corta, da 10, no, non mi piace fare il papa. E, doveva essere una cosa web, e invece poi sia nella scrittura che anche come dire, nella realizzazione ho capito che non ci stavo lì dentro. C'è sempre questa tentazione che quando uno vuole fare qualcosa di nuovo deve farla sul web, perché adesso il nuovo è sul web, e invece a un certo punto mi sono voluto concedere il lusso, dopo tanti anni, di fare una cosa che volevo fare, come la volevo fare con i miei tempi, senza dover rispondere alle regole, appunto, di questo caso del web o della televisione, il linguaggio, devi stare attento. Ho detto, vorrei scrivere una cosa che mi piacerebbe vedere quando torno a casa la sera. Quindi, diciamo, in partenza l'ho fatta un po' per me. Mi piace raccontare delle storie, che è quello un po' che faccio quando ho scritto delle sceneggiature, quando scrivo i libri, e qui sono riuscito a scrivere 9 storie da 40 minuti. Sono 9 storie verticali, appunto, da 40 minuti, però ci sono anche 4 storie orizzontali che si seguono nelle varie puntate. Quindi sono una griglia che ha tutti degli equilibri, sia dall'inizio alla fine della puntata, ma anche dall'inizio alla fine della serie. Io faccio me stesso, i personaggi famosi che troverete, che vedrete nella serie, quelli riconosciuti, io dico famosi nel senso che si riconoscono, ognuno fa se stesso. Nel cinema uno scrive un personaggio, poi l'attore recita Piero Ragioniere, io invece scrivo il personaggio dentro l'attore, quindi l'attore rimane se stesso, come una scatola, no? Tu lo riconosci, sai che ha quella fisicità e quel nome. Però dentro io ci innesto un personaggio, diciamo, inventato, e quindi dovrebbe crearsi questo cortocircuito fra finzione e realtà. La storia, diciamo, il plot che tiene in piedi questa serie, io ho scritto una serie televisiva ambientata a New York perché ho promesso alla mia famiglia, alla mia compagna, che saremmo andati a vivere là, perché c'è un motivo, e quindi ho scritto una serie ambientata là e torno in Italia e vado nei vari canali, Rai, Mediaset, Sky, così, per trovare qualcuno che me la produca. Ha questo respiro, diciamo, abbastanza cinematografico, ecco, non ha lo stress televisivo, dei tagli, delle cose molto serrate. Io tra l'altro vengo da un mondo super serrato, perché sia MTV che Le Iene è tutto quindi c'è più... Il regista Gianluca Leuzzi ha fatto un lavoro straordinario e la cosa che devo dire è che il gruppo di lavoro, essendo un metodo di lavoro nuovo, sia sul set, perché non c'erano esattamente delle sceneggiature, ma c'erano delle situazioni che si creavano, infatti non so se avete letto, sono anche produttore esecutivo, quindi per la prima volta, era la cosa che ci tenevo di più, non tanto per come dire, la distribuzione del denaro, ma proprio delle risorse e delle energie, poter essere sul set e poter gestire tutta una serie di cose. E ci sono pochi attori famosi perché la regola è non saper recitare e non recitare, insomma. Questo ragazzo che fa il mio manager è un mio amico di sempre, che vende impianti stereo, casse, giradischi, e vi innamorerete di questo personaggio perché è il più figo di tutti. Quando siamo in scena sono venuti tutte le persone che ho contattato, da persone, diciamo, che sono anche miei amici, Giuliano ho più confidenza, però per esempio Roberto Vecchioni ha fatto una parte, la De Filippi fa un cameo, Vasco Rossi fa un cameo, Saviano fa un cameo, Paola invece è nel cast, Paola Iezzi, sì, qui mi viene sempre a dire Paola di Paola Iezzi, comunque sono Paola Iezzi, è nel cast. Devo dire che quasi nessuno mi ha detto, solo una porno star che non mi ricordo neanche il nome mi serviva e mi ha detto di no, perché non andandogli la sceneggiatura mi ha detto non sono abituata a lavorare così, e io su quello farò un episodio, perché voglio immaginarmi la sceneggiatura di una porno star, che immagino sia tette culo, 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 tette, faccia.